Gesù Cristo e Gesù è il Signore. Che cosa significa la frase biblica? Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, frase che difficilmente viene letta in chiesa. Allora, questa è una frase di San Giovanni nella sua epistola ed è chiarissima perché, quindi, un'affermazione molto importante, se vogliamo molto grave, perché parla di tutto il mondo, non una parte del mondo, giace sotto il potere del maligno. Quindi è una frase che in chiesa difficilmente viene letta, ma ha un impatto enorme anche per la comprensione di certi accadimenti del mondo. Ma in concreto come possibile? Ecco, chiaramente qualcuno si sta giustamente domandando ma come fa? Cioè, sappiamo tutti che il demonio tentatore, che il demonio interviene anche in maniera eh, straordinaria con le possessioni, le infestazioni, insomma tutte le cose che qui sul canale sono riportate in appositi video e a cui rimando gli interessati che vogliono approfondire la tematica anche nei miei libri. E questo chiaramente viene, vorrei dire, universalmente riconosciuto, quindi che il demonio sia il tentatore, eccetera e che crei problemi tenti <ride> al peccato. Ma l'influenza, al di là di questo, che è chiaramente è l'aspetto fondamentale, perché da lì parte tutto, come concretamente può agire, lui agisce attraverso i suoi figli spirituali. Siccome il demonio è la scimmia di Dio, considerato nel senso che scimmiotta i comportamenti del Signore, come il Signore ha voluto gli apostoli, la Chiesa, e quindi i figli di Dio, i fratelli di Cristo e quindi opera attraverso gli apostoli, i discepoli nel mondo per portare il bene, per portare la pace, per portare la salvezza, per portare la parola di vita, la parola di salute, la parola di liberazione, la parola di redenzione, il demonio attraverso i suoi figli spirituali, e rimando all'apposito video sui figli, sui figli di Satana, agisce concretamente nel mondo allora se noi leggiamo il libro di Crotilde Persone l'autobiografia di Crotilde Persone tanto odiata dal demonio tant'è che si è scagliato contro di lei in occasione di intervista al demonio quindi invito quanti non avessero ancora eh, visto questo video e quindi ascoltato dalla viva voce del demonio cosa lui dice Ecco, a un certo punto lui si scaglia contro la sua ex eletta, Crotita di che poi si è salvata, redenta e quindi salvata. Ecco, noi leggiamo questo libro e capiamo come il demonio agisca attraverso i suoi fili spirituali, questi e altri. In un esorcismo mi ha detto, la mia setta è ovunque nel mondo, così mi ha detto, è ovunque nel mondo. E quindi attraverso i suoi adoratori, e ripeto sempre nel video intervista al demonio, ha parlato di quanti si prostrano davanti a lui per ottenere i benefici del mondo, la famosa tentazione che anche lui ha presentato a Gesù nel deserto, i regni di questo mondo, attraverso questi figli spirituali che hanno, a cui ha dato il potere che è stato concesso. Il Luca dice... Vedremo questi in questo modo che sono stati messi, sono stati messi nelle mie mani, quindi messi nelle mie mani perché Dio ne ha messi e ha la possibilità a chi si prosta davanti a lui di concedere per poi finire ovviamente all'inferno se non si ridimono. Quindi attraverso questi personaggi della politica, inseriti nella politica, inseriti nell'apparato economico, inseriti nei vari gangli importanti dell'attività umana, Agiscono, e si, eh, agiscono secondo le direttive del loro mentore, del loro capo, del loro ispiratore di Satana. E quindi ecco perché ci troviamo di fronte a certe leggi, sia che incidono nel campo del sociale, nel campo lavorativo, nel campo familiare, nel campo economico, nel campo sanitario, eccetera, eccetera, sono sto qui fino a domani. Ecco, ci troviamo perché i figli di Satana agiscono secondo le direttive del loro capo ed ecco perché quindi possiamo capire la frase tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questo è fondamentale, quindi concretamente che cosa... Al di là poi dei satanisti veri e propri, eccetera, che hanno che proprio sono, fanno parte di... Set... Apertamente dicono che sono adoratori di Satana, eccetera, eccetera. Mi pare che il problema demoniaco sia stato ricondotto quasi esclusivamente agli esorcismi, o sbaglio? Esatto, ecco perché eh, normalmente quando si parla del demonio, in quanti ci credono, si fa riferimento normalmente alla possessione, alle infestazioni, agli effetti straordinari del demonio, che ovviamente sono appariscenti, disturbanti, incisivi. E anche gli stessi esorcisti spesso fanno, diciamo per deformazione professionale, se vogliamo, parlano di questo, mentre c'è tutta la parte che incide su tutto il mondo, in cui il demonio agisce appunto attraverso i suoi figli spirituali. E allora questo va ugualmente e con ugual forza evidenziato, anche perché ci fa capire gli andazzi del mondo. Anche qui ci fa comprendere gli aspetti nascosti dalla storia, la vera storia, perché altrimenti siamo fermi soltanto all'aspetto sociologico, all'aspetto comportamentale, all'aspetto economico. Le guerre, ad esempio, sono eh, utili anche per le persone che fabbricano armi. Ovvio, più eh, ci sono guerre in giro nel mondo e maggiore la produzione... E la vendita di armi e qualcuno guadagna a questo riguardo. Che poi il demonio sfrutti questo per ottenere i suoi scopi, quello è un altro discorso. Quindi, lui utilizza questo anche, arricchisce quanti agiscono anche, ad esempio, in campo sanitario in un certo senso anziché a favore della risoluzione delle malattie. Invece a favore della lunghezza, della persistenza in certe malattie, perché così c'è un guadagno maggiore. Ecco i due, due aspetti: quello a favore del prossimo, risolutivo della malattia, e quello invece a favore di certe tasche che ci guadagnano. Che cosa si può fare per neutralizzarne l'opera? La preghiera. La preghiera, la Madonna continua a dirlo, ce lo ricorda perché è nella scrittura l'importanza della preghiera. Il demonio si neutralizza con l'incessante preghiera, soprattutto dal Santo Rosario, che sappiamo benissimo che la preghiera è l'arma letale contro il demonio e che lui osteggia in vari modi, con varie scuse, spargendo e diffondendo fake news, tipo una preghiera vecchia, una preghiera ripetitiva, bisogna invece, eccetera, eccetera, eccetera. Io dico, al di là di ogni discorso sul rosario, sulle encicche che lo riguardano, sulle apparizioni mariane, sulle conferme esorcistiche, io dico semplicemente, ma se la Madonna nelle sue principali apparizioni è apparsa con il rosario in mano, che è la regina dell'universo, perché per noi credenti la Madonna, la Chiesa, ci insegna, la Chiesa, che è la regina dell'universo, basta eh, poi vedere le litanie cioè le città italiane eh, mariane, per capire il ruolo e l'importanza di Maria Santissima, che è la regina dei profeti, la regina degli angeli, regina dei santi, eccetera, eccetera, eccetera. Se appare con il rosario in mano vorrà pure dire qualcosa, o no? Sarà più importante la sua apparizione con il rosario in mano, riconosciuta la chiesa, Fatima Lourdes, cioè addirittura Fatima si è proclamata regina del rosario, che non le chiacchiere di certi teologastri, o no? Quindi pregare, pregare il rosario, il rosario familiare, il rosario personale, familiare, comunitario, attraverso il gruppo, eccetera. Questo bisogna fare perché il demonio scoraggia la preghiera, perché attraverso la preghiera si neutralizza ogni opera diabolica. Ogni opera diabolica, sia di carattere ordinario, tentazioni sia di influenza del mondo come abbiamo appena detto, sia di carattere straordinario, quindi santa messa, dove si va a incontrare Gesù vivo reale e al quale possiamo chiedere tutto quanto, tutto di grazia di cui abbiamo bisogno, come duemila anni fa, quando lo cercavano, lo inseguivano e gli chiedevano con fede, e quelli che lo chiedevano ottenevano, adesso lo abbiamo lì presente nell'Eucaristia, addirittura lo riceviamo, altro che toccare sul lembo del suo manto. Vengono usare i salmi, i salmi imprecatori, che sono molto importanti che dovremmo sempre recitare ogni giorno un salmo in precatorio dopo il rosario, dopo le altre preghiere queste sono le azioni per neutralizzare ogni opera di Satana e ovviamente la preghiera per la conversione ai peccatori perché se un figlio di Satana si converte ecco l'esempio, e lo ricordo, Crotini delle persone un esempio evidente, basta leggere la sua autobiografia quanto bene ha fatto poi questa sua autobiografia eh, quanto bene ha fatto e quindi se si converte come è successo a tanti che sono dalla parte del demonio e hanno anche testimoniato questa loro conversione quanto bene hanno fatto poi quindi preghiera per la conversione preghiera per la neutralizzazione della congiura degli empi preghiera in primis per la neutralizzazione di ogni opera di satana sotto qualsiasi forma bisogna pregare la madonna l'ultimo messaggio che ha dato adesso nel, qui a, a marzo Semplicemente pregate, pregate. Questa più volte, la sapete messaggio, pregate, 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 per è incessante, ha detto pregate, questo bisogna fare. La gente invece, come ha detto il demonio, prega poco, non pregano. L'ha detto il demonio, ha confermato lui: non pregano. Questo è il punto. Tant'è vero che è importante la preghiera, è fondamentale la preghiera. Che quando una persona inizia a pregare sul il Rosario, comincia a avere dei disturbi varie suona il telefono, e, e, chi, chi, non, chi non vede da tempo compare tutti questi disturbi per impedire chiaramente la preghiera che è l'arma letale contro il demonio. Grazie. Alla prossima puntata.